Continua il nostro viaggio fra le associazioni di volontariato del territorio. Oggi è la volta del Santissimo Sacramento con uno dei suoi personaggi più rappresentativi, Vincenzo Fornino. Anche per il Santissimo Sacramento e i suoi volontari è cambiato il modo di operare nel periodo del lockdown. La pandemia, per forza di cose e soprattutto di regole, ha cambiato molto i rapporti fra le persone che devono usufruire dei servizi e le persone che li forniscono. Colpiscono le parole di Fornino quando racconta che un giorno in cui con l'ambulanza ha trasportato in una struttura del continente un malato di Covid, al ritorno si è ritrovato completamente da solo sul porto di Piombino e a braccia concerte ha atteso l'arrivo della nave, vuota, che lo ha riportato all'Elba. Lo vediamo nell'intervista completa. Avevamo un rapporto anche molto più diciamo, significativo con le persone, più umano, avevamo quel contatto umano, ecco, ci si faceva sentire anche quella piccola stretta di mano, quell'abbraccio, quella carezza alla persona anziana che praticamente la rincuoravi, la riasseneravi da tutto. Ora questa cosa avviene, non avviene più, non avviene più perché naturalmente con tutti i nuovi protocolli, le nuove disposizioni che ci hanno dato bisogna stare con queste distanze. E e comportarci seguendo questo protocollo sanitario. Prima riuscivamo in associazione a formare anche due o tre squadre con tre, sei, nove volontari e ora anche questa cosa è molto limitata, quindi bisogna essere ristretti anche noi personale quindi dobbiamo lavorare molte più ore e lavorare tra virgolette perché poi il resto è tutto volontariato quindi questi ragazzi vanno veramente elogiati, ringraziati perché oltre il loro lavoro ci mettono passione, cuore, volontà e si dedicano di continuo a queste persone che hanno bisogno quello che mi ha colpito di più è che la gente è spaventata, ha paura è proprio impaurita da questo virus, secondo me ha cambiato totalmente proprio anche il modo di porsi, di vedere di, di sentirsi e tutto, c'è molte, molte paure, molte angosce. Cioè ricordo, ce l'ho, cioè, il ricordo. Dei diversi viaggi che ho fatto, portando gente poverina che aveva contratto il virus, una nave a disposizione solo con il personale a bordo della nave, l'ambulanza, io e il volontario soccorritore, una nave che partiva la mattina presto e l'ultima che tornava la sera tardi, quindi giornate buttate sotto il piazzale a Piombino, vedendo un deserto disumano, come se fossi solamente te sul pianeta Terra.